Yuam con Wake Me Up Before You Go Go alle 7:46 minuti, qui oggi in questa puntata di Good Morning Milano, in cui ci sono un bel po' di ospiti, perché oggi continuiamo ad avere ospiti e in questo momento ci colleghiamo con l'abbiamo sentito la scorsa, vi ricordate? Bovisa Scopoli, associazione della Bovisa Asca, ecco, Guido Giazzi, buongiorno Guido. Buongiorno a voi. Buongiorno, allora parliamo di Pompieropoli in Bovisasca, una bella iniziativa che ci sarà domenica 5 maggio, ma lascio la parola a te per raccontarci un po' appunto che cosa sarà questa Pompieropoli in Bovisasca. Benissimo, allora questa è una manifestazione organizzata dai Vigili del Fuoco, è una manifestazione che esiste dal 2008, ci dicevano, e ha lo scopo di portare in giro appunto nelle varie città attraverso i Vigili del Fuoco appunto una manifestazione per i ragazzi che va dai 3 agli 11 anni. Ok. Che cosa ci sarà? Dici un po'. Ci sono delle stazioni dove i Vigili del Fuoco spiegheranno e soprattutto faranno fare a questi ragazzi una specie di gioco ludico per apprendere appunto la sicurezza e per muoversi al meglio anche nei vari pericoli. Ed è molto carina perché ci sono appunto, si gioca sia con, ci sono dei percorsi guidati attraverso un tunnel, attraverso un asse, oppure dovranno spegnere un fuoco. L'acqua chiaramente, quindi è molto bello. Quindi i vigili spiegheranno che cosa fanno loro, qual è il loro compito e insegneranno a questi bambini come muoversi anche di fronte a queste cose. È una cosa particolare. Molto interessante, giocosa, perché appunto essendo fatta poi con organizzata dai Vigili del Fuoco, tutto nella massima sicurezza, parlando di sicurezza, è importantissimo poi portare poi a casa questo bagaglio di sicurezza che si impara durante una manifestazione del genere. Sì, ecco, la cosa poi seria è che al termine di questo percorso questi bambini riceveranno una specie di targa con che per essere diventati dei vigili del fuoco in questa giornata particolare, quindi è proprio carina come cosa. Prima volta che si fa in Bovisasca o l'avete già fatto? No, è proprio la prima volta. Pensa che è da circa un anno e mezzo che noi siamo in ballo con i vigili, perché loro hanno un programma molto fitto, quindi bisogna prenotarsi per tempo, perché chiaramente sono chiamate in varie città, luoghi, eccetera. Poi, molto molto bello, perché arriveranno anche con un'autopompa e quindi c'è la possibilità di visionare come sono fatte queste Solo i bambini, non posso venire anch'io a vedere l'autopompa. Mi sa che entrare nei tunnel così è un po' dura per noi. A me basta che mi fanno salire sull'autopompa, voglio salire sull'autopompa, voglio schiacciare i pulsanti dell'autopompa. Sì. Ma questo dici bene, Guido, dove sarai, quando sarai, come funziona? Allora, dunque sarà domenica 5, inizia alle 10 e termina alle 5, e il luogo si chiama in via Ceva, dove c'è una specie di spiazzo, c'è un mercato apposta e viene lasciato libero proprio per noi questo giorno di festa. E noi potremo sbizzarrirci su quello. Non solo, c'è da dire questo, che durante questa giornata ci saranno anche una mostra di fermodellismo, si chiama così perché ho imparato adesso a dirlo, non ferromodellismo, ma fermodellismo, dove ci saranno dei plastici con dei trenini che organizzati da un club apposito, che chiaramente questo sarà molto bello perché questi trenini si possono vedere con tutti gli scambi, si muovono, è proprio particolare. Mi stai dicendo che devo venire, poca parola, cioè se mi metti i pompieri, le sirene e i trenini insieme, io non posso che non venire. Ma abbiamo ancora un altro carico da usare perché alle 5 al termine ci sarà un gruppo folk dei Reum che hanno già suonato da noi, che è un grande successo, che inviteranno la gente a cantare, a ballare, eccetera. Quindi che è una giornata piena di cose particolari. E allora ripetiamolo bene appunto, dov'è, com'è, come funziona, poi bisogna prenotarsi, si può venire lì, come funziona, perché ormai è tutto un po' complicato questo. Si può venire lì liberamente. Questo percorso può durare un quarto d'ora, 20 minuti, quindi è una cosa abbastanza simpatica, non prevede un sacco di tempo.
Speriamo solo che il tempo sia buono, visto che ultimamente ha fatto un po' le bizze, ma Sì, insomma. dovrebbe tenere. Dovrebbe Allora, tenere, speriamo, dai. sì, allora ripeto il tutto, Vai. domenica 5, dalle 10 alle 5, il luogo si chiama Via Ceva, esattamente, che è nella zona nord di Milano. E ci tengo a dirlo che non è fatto solo per i ragazzi della nostra zona, possono venire tutti. Noi abbiamo cercato di pubblicizzarla in tutta Milano perché penso sia una cosa particolare che valga la pena. Vostra zona che però abbiamo imparato a conoscere pian pianino, stiamo imparando a conoscere in queste settimane, anche grazie appunto a voi e soprattutto anche al vostro gioco, no? Il Bovisa Scopoli, come sta andando il gioco? Certo, Qui in esattamente. redazione ormai sono dei tornei, ve lo dico, cioè. Bene, mi fa molto Io sono arrivato piacere. ultimo, cioè non ne sapevo una, Capisco. non ne sapevo una alla fine. Pensavo di saperle tutte, invece non ne sapevo una, pensa a te. Le domande erano molto difficili, è vero, abbiamo picchiato duro questa volta. Eh sì. Quindi ci vediamo allora, dicevi appunto il 5 maggio dalle 10 del mattino, si può venire appunto tutta la giornata, dicevi fino alle 5 più o meno. Certo, sì, esatto. E poi c'è anche un concerto Quindi, dopo, ho capito bene? e dopo alle 5 c'è questo concerto di musica folk dove si balla, è proprio fatto per quando i vigili del fuoco li aiuteremo a togliere il tutto, noi lo spiazzo lo useremo per ballare. Beh, allora insomma, davvero una grande giornata di festa in Bovisasca, dove possiamo trovare magari qualche informazione in più? C'è il vostro sito, la vostra pagina Facebook, come funziona? Allora, c'è il sito perché noi facciamo parte di un'associazione che si chiama Associazione Cittadini Bovisasca e il sito è chiaramente www.associazionecittadinibovisasca.org e si trova sul sito. C'è anche Facebook e tutte le altre Ok, informazioni quindi sono qui insieme. Associazione Cittadini Bovisasca. Grazie Guido, allora dai, buona A te. manifestazione, eh? Salutami tutti gli amici Grazie e buona dell'associazione. giornata e speriamo di vederci allora. A presto. Grazie mille Grazie. ancora. Ciao. Appunto, andate in Bovisasca questo domenica, ma domenica 5 maggio, Pompiropoli, insomma, per bambini, ragazzi, non solo da Bovisasca, appunto, di tutta la città e anche oltre. Tanto è facile arrivare in Bovisasca, è semplicissimo. Si va con la musica, poi giornale radio e poi torniamo qua con i nostri ospiti di giornata, Silvia Gatti che vedo già al di là del vetro e poi andiamo avanti tutta la mattinata con Crystal Radio.